io vengo da Ucraina che faccio qua pizzaiolo, osservatore, già da bel po' di anni, più di 10 anni. Di notte stavo dormendo, alle 5 di mattina iniziato i rumori, i fulmini, queste cose qua, e è arrivata tempesta, no? Pensavo che come tutti i giorni è normale, che va bene, acqua, acqua, pioggia, pioggia. Vieni, finisci, poi andiamo a lavorare tranquillo. Poi alle 5 e mezza è iniziato il rumore, è iniziato proprio forti, forti, forti. Sono arrivato una botta di aria che ha fatto aprire le porte. Fatto aprire le porte, io subito si è alzata da letto e volevo chiudere le porte perché sono con due. Appena mi ho messo mano alla porta e dovevo chiudere, mi ha spinto indietro una cosa potente, non lo so che cosa, una cosa potente, e ha iniziato ad arrivare l'acqua con pietri, con frana, con terra, con alberi, tutto insieme. E che è successo? L'acqua così velocemente è iniziato a entrare con terra, con tutto, che in da 20 secondi, guardate che livello 1 metro. E sono alzato pure armadio. E mi è caduto pure coppa a testa, sto armadio di bello così grande. Noi sono stato un'ora dentro sta stanza, con questa frana che mi arrivava più sopra di ginocchi, congelata, Con acqua fredda. acqua congelata, tutto proprio, ma mi sembra che io pensavo che è Natale. Proprio freddo, 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 faceva troppo freddo, vento, buio, acqua, poi piogge che non finiva, non si fermava, poi sti muri che cadevano qua, io pensavo che cade pure questa casa, io pensavo che mo muriamo sicuro, sicuro, quello è così. Armadio sopra. Io come potevo aiutarlo? Questo è importante, non è la mia mamma. Non riesco a trovare niente mio, né anelli, né orologi, né occhiali, né soldi, niente. Ecco, ho trovato i soldi quando scavalcavo qua, ho trovato questi soldi. Sono rimasto senza lavoro, senza soldi, senza vestiti, senza niente, in da 20 secondi.